Buon giovedì a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di Eccellenti. Io sono Fiammetta Benetton, in diretta con me c'è Tiziano Girotto, direttore di Condifesa Veneto Est. Oggi avremo una puntata all'insegna del rischio, della gestione del rischio dell'agricoltura. Parleremo moltissimo anche dei cambiamenti climatici che abbiamo visto alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi con la tromba d'aria che ha colpito proprio la nostra Rovigo e le zone limitrofe. Allora, intanto do il buongiorno al mio ospite. Buongiorno direttore, Buongiorno, buongiorno. benvenuto. La prima volta in radio per lei? Sì, è la prima volta. Felicissimo di tenerla a battesimo allora. Certo. Allora, oggi parleremo appunto, come dicevo, di Condifesa Veneto Est, questo consorzio che è nato agli inizi di gennaio, ma però ha una storia molto molto antica, perché nasce Condifesa Veneto Est dalla fusione di tre consorzi, però in realtà esistevano già nella zona di Rovigo, Padova e Venezia si sono messi insieme per aumentare la forza e la portata. Insomma, racconteremo anche dell'importanza di prevenire e di gestire il rischio in agricoltura e per far sì che non solo l'agricoltore possa garantirsi il profitto, che è normale che sia perché appunto è un lavoro, ma anche garantire a noi poi la possibilità di continuare a mangiare frutta Di e trovare i verdura. prodotti in tavola, diciamo. Esattamente, esattamente. Allora, avremo 2 ore in compagnia, quindi se siete appassionati del tema e soprattutto se siete magari anche degli operatori e non conoscete il mondo di Condifesa, seguiteci perché c'è veramente tanto da imparare. Abbiamo fatto già una piccola introduzione, però partiamo dalla cronaca, quindi da ciò che abbiamo visto magari anche con i nostri occhi. Io sono una di quelle testimoni oculari, la tromba d'aria terribile che ha di fatto portato notevoli danni nella nostra provincia, ma che diciamo è solamente una delle ultime conseguenze che noi abbiamo potuto vedere e subire di questi cambiamenti climatici. Quindi ci troviamo non più in un clima temperato come eravamo abituati ad avere una volta, ma adesso siamo quasi in un clima monsonico, quindi arriva l'acquazzone, non ce ne rendiamo conto, non lo sappiamo. Noi stessi dobbiamo prevenirlo con un bell'ombrello, però poi c'è chi effettivamente con la natura ci lavora. E sono proprio queste persone, nella fattispecie tutti coloro che lavorano nel settore primario, a dover guardare a questi fortunali, a questi problemi legati proprio alle bizze del maltempo. Che tipo di danni ha fatto all'agricoltura? Immagino che la conta dei danni, Allora, insomma, sia sì, ancora a diciamo dire che del venire. i danni partono già da inizio primavera con alcune gelate che colpiscono normalmente le produzioni di frutta precoce. Poi abbiamo avuto già a maggio delle precipitazioni molto abbondanti che in alcune zone anche del Rodigino della bassa Padovana hanno esondato fiumi e hanno allagato per giorni e giorni, le coltivazioni. Certo. Quindi le aziende sono obbligate a risseminare perché perdono tutta la produzione, e in questo caso molte aziende sono assicurate, quindi riescono a recuperare una parte dei costi per ripristinare l'attività. Diciamo che l'attività agricola è un'attività a cielo aperto, cioè rispetto a tutte le altre attività, purtroppo deve difendersi dagli eventi atmosferici. Certo. Ed è per questo che ci sono i consorzi che nascono 50 anni fa, proprio per esigenza degli agricoltori che si aggregano per poter fare delle contrattazioni collettive con le compagnie di assicurazione. Cosa che, visto l'andamento che c'è e visto l'intensità degli eventi che creano danni sempre più importanti, riscontriamo negli ultimi anni, ma soprattutto anche quest'anno, nel 2024, difficoltà a trovare coperture di assicurazione. E quindi, come diceva anche lei, è molto importante fare anche attività preventiva, perché con Certo. l'assicurazione ti copri da rischi che possono accadere, però ci sono anche possibilità di prevenire o di mitigare il rischio con strumenti di difesa attiva, tipo le reti antigrandine, con impianti antibrina, ma anche, se pensiamo alla siccità, con colture più resistenti o con colture coltivate in aree dove c'è la possibilità di avere l'acqua e quindi con l'irrigazione si riescono ad ottenere produzioni soddisfacenti. Quindi l'agricoltore deve fare i conti con il clima, Ah, sì. ma anche deve cambiare un po' mentalità e modo di operare per potersi difendere da queste
da queste sfide che sono ormai incontrollabili. Diciamo che c'è quindi un continuo adattamento che deve essere fatto sia in base ai cambiamenti climatici, sia in base forse anche alle esigenze delle persone, del tipo di alimentazione o del tipo di richiesta del mercato, perché tendenzialmente bisogna fare anche questo bilancio. Certo, sì, sì, c'è questa necessità e comunque restando in ambito di cambiamenti climatici, come Condifesa noi cosa facciamo? Ci sono le aziende che si associano e noi facciamo una contrattazione, operiamo con quest'anno con 19 compagnie di assicurazione per ottenere delle coperture assicurative che rispondano alle varie necessità degli agricoltori. Negli ultimi anni abbiamo istituito anche un'altra associazione collegata ai nostri consorzi, perché con le assicurazioni copriamo i rischi di avversità, quindi grandine, vento, l'eccesso di pioggia, le precipitazioni abbondanti che ci sono, che chiamiamo bombe propriamente bombe d'acqua, le gelate, e invece con dei fondi mutualistici riusciamo a coprire anche i danni da fitopatie o malattie delle piante. In sostanza si dice all'agricoltore: tu opera correttamente, quindi fai i trattamenti quando sono necessari, trattamenti antiparassitari e contro, insomma, le infezioni e le malattie delle piante, non eccedere con questi trattamenti, perché parliamo di agricoltura sostenibile, quindi certo, vogliamo che il prodotto in tavola sia salubre, e quindi se non eccedi e segui le buone pratiche che ci sono delle linee guida, in caso di danno interveniamo rimborsando i danni con questi fondi di mutualità o mutualistici. La particolarità di questi strumenti è che sono agevolati da contributi pubblici, quindi assicurazioni, fondi mutualistici. Dal 2003 c'è anche un fondo nazionale che copre dai danni catastrofali, quindi dal gelo, dall'alluvione e siccità. Anche questo è agevolato dallo Stato, quindi l'azienda partecipa con una parte del costo e l'altra parte viene aggiunta dalle istituzioni. Il consorzio cosa fa? Fa un po' da collettore, nel senso che contratta con le compagnie di assicurazione e di fatto è il contraente, quindi si impegna nel pagamento del premio, nella verifica e nel controllo di tutti i dati e anche nel autorizzare gli eventuali risarcimenti che vengono poi corrisposti nell'annata all'agricoltore che subisce il danno. L'altra cosa che facciamo, facilitiamo l'erogazione di questi contributi, perché devi inviare tutti dei dati che devono essere verificati e controllati, certo, al sistema nazionale, che è al Ministero dell'Agricoltura, in sostanza gli enti tecnici del Ministero, e vengono pagati poi direttamente agli agricoltori dei contributi sulle assicurazioni che fanno. Ci sono coperture assicurative che danno la possibilità di garantirsi da almeno 9 avversità, e che sono il gelo, l'alluvione, la siccità, la grandine, il vento forte, l'eccesso di pioggia, lo sbalzo termico, le ondate di calore, l'eccesso di neve. Questo è il pacchetto completo. Okay. Poi l'azienda ha la possibilità di fare delle combinazioni in base al tipo di coltura, in base all'area dove si trova, insomma in base anche al tipo di costo che vuole sopportare, certo, perché naturalmente più completa è la copertura, e più il costo è importante. Questo per qualsiasi assicurazione. Sì, sì. Quello che emerge quindi dalle sue parole è che c'è una grandissima rete di attori che collaborano e cooperano tra di loro per proteggere, per salvare, per così dire, il raccolto degli agricoltori. Quindi da una parte le associazioni di categoria, dall'altra poi ci sono le compagnie assicurative, voi di fatto state nel mezzo? Esatto, è un po' così, perché noi effettivamente operiamo moltissimo con tutti gli enti economici, quindi cooperative, consorzi e con le organizzazioni di categoria, e soprattutto perché noi abbiamo in Italia 39 miliardi di produzione, di produzioni che vanno sulla tavola. Certo. E di queste un terzo sono assicurate, quindi siamo intorno ai 13 miliardi di assicurato, che però è assicurato dal 10% delle aziende nazionali. Vuol dire che sono le aziende più strutturate, chiaro, quelle che investono, e siccome investono e comunque aumentano anche sempre di dimensioni, quindi queste aziende hanno la necessità di fare una copertura assicurativa, perché altrimenti sarebbero troppo esposte in caso di danno.
Fermo un attimo, direttore, ci fermiamo proprio per qualche istante, giusto un pochino di musica, dopodiché ritorniamo in onda. Bene. Parlando ancora di questo argomento. Ci siamo lasciati pochi minuti fa per ascoltare un po' di musica, un po' di consigli, parlando proprio dell'incredibile numero di colture che noi produciamo in Italia e del valore poi di queste colture assicurate, perché l'importante è far sì che poi l'agricoltore stesso, che si espone ad un rischio, che è il rischio di coltivazione, quindi il rischio di impresa, abbia l'opportunità, la possibilità, così come avviene per qualsiasi altro imprenditore, di assicurarsi da un eventuale rischio che, come abbiamo visto in questi giorni, è veramente dietro l'angolo e potrebbe avvenire, accadere in qualsiasi momento a causa di questi cambiamenti climatici. Legato a questo, appunto, stavamo parlando della rete, direttore, e di questi valori. Ha voglia di riprendere quello che stava dicendo, legando appunto ai dati, che così diamo un po' anche. Sì, allora i dati, spero di ricordarmeli tutti. Comunque abbiamo un terzo della produzione assicurata, sì. E per la produzione totale che si fa a livello nazionale rappresenta circa 39 miliardi di produzione lorda vendibile. Intendiamo produzioni vegetali, uh-huh, che sono divise in erbacee, cioè quelle annuali, uh-huh, quindi i seminativi in gran parte, gli orticole, e poi abbiamo le produzioni arboree, che sono quelle permanenti, quindi arbusti o comunque impianti piante da frutto e uva, okay, uva da vino. Certo. E di questi 39 miliardi abbiamo detto che un terzo sono assicurati. E questo terzo è assicurato quasi esclusivamente nelle 5 regioni del nord, quindi è molto concentrato soprattutto in Veneto, Emilia e le altre regioni del nord. Ma come mai si verifica questa allora, differenza? E questo è un problema, perché si verifica perché probabilmente storicamente qui abbiamo comunque l'evento più, che è sempre stato più temuto e più presente, era la grandine. Certo. E diciamo che questa è la zona dove si verificano effettivamente i danni, che tornando indietro anche già al 2023 abbiamo avuto, per fortuna non a Rovigo ma nelle province limitrofe, danni totali, cioè mm-hmm, danni del 100% da grandine, a cioè, Padova, a Treviso, interamente distrutti. Qual è il problema? Che non c'è una distribuzione di questa e non c'è una cultura di gestione del rischio anche nelle altre aree del centro-sud, e questo può comportarci delle difficoltà, perché i contributi sono comunitari e uno degli obiettivi della comunità europea è che sia diffuso in tutto il territorio nazionale, certo, l'utilizzo di questi strumenti. Certo, anche perché se non sbaglio le assicurazioni coprono anche i danni provocati dall'intensa siccità. Quindi sì, diciamo che se da una parte abbiamo rischio grandine, rischio alluvione, come stiamo vedendo in queste ore, dall'altra parte c'è anche il rischio di non avere un'adeguata irrigazione. Di conseguenza le regioni del sud dovrebbero essere stimolate a prevenire il rischio in merito a questo. Sì, dovrebbero. Vediamo in questi giorni in Sicilia, avete visto, non c'è neanche l'acqua di acquedotto e quindi ci sono gli allevamenti senza acqua, le colture tutto arido, certo, e quindi, ma si sta, uno degli obiettivi delle organizzazioni di categoria, dei consorzi, di tutti gli attori che dicevamo prima, è proprio quello di diffondere questa cultura. Il primo, diciamo, un primo strumento messo in piedi l'anno scorso è proprio un fondo nazionale che, prendendo una parte dei contributi che le aziende ricevono, li ha praticamente messi in questo contenitore che riesce a dare una piccola risposta. Ci sono 4 strumenti di difesa agevolati, oltre quindi le assicurazioni, i fondi, il fondo Agricat e dei fondi che vanno a tutelare il reddito. E nei prossimi anni, o comunque già da adesso, queste misure devono integrarsi, perché le compagnie di assicurazione non riescono a prendersi il rischio in toto, quindi c'è bisogno che ci sia un po' frazionato questo accollarsi di rischio, e che ci sia soprattutto la parte pubblica che se ne prende in carico una parte di questo. Certo, non c'è la possibilità, questo glielo metto proprio come domanda totalmente ipotetica, che si venga a realizzare una sorta di obbligatorietà dell'assicurazione, così come è avvenuto nel tempo per l'RC Auto, sì, e per tante altre. Allora è venuto, mi sembra che a inizio di quest'anno, anche per le strutture, cioè per capannoni e queste strutture, ci sia l'obbligo di,
assicurare da terremoto e da altri eventi catastrofali. Qui ci sono diverse ipotesi, perché si sta ristrutturando anche questo settore, e c'è un'ipotesi di abbinare un contributo ad ettaro per favorire l'assicurazione, però questa secondo me non è una strada percorribile, perché in un ettaro io posso coltivare 1.500 euro di frumento tenero, certo, o 30.000 euro di uva in Valpolicella, quindi certo, non puoi mettere un contributo uguale per tutti. Però si sta cercando di utilizzare queste misure in maniera sinergica, integrata, perché possono dare risposte. Tra l'altro questo favorisce anche l'accesso al credito alle aziende agricole, chiaro, perché un'azienda che dimostra di essere garantita, sapendo che se ha un evento in primavera o in estate, dopo qualche mese avrà un risarcimento e quindi può ripartire e riprendere l'attività, che diventa una misura molto importante, dove per fortuna stiamo sensibilizzando anche le varie istituzioni, perché ad esempio la Regione Veneto dice da un paio d'anni: se tu fai degli investimenti, c'è una graduatoria, un punteggio, certo, per ottenere dei finanziamenti, se hai anche una copertura assicurativa il tuo punteggio aumenta, quindi riesci ad ottenere probabilmente quel beneficio, perché sei un'azienda che ha fatto anche tutela delle tue produzioni o della tua azienda. Chiaro. E per quanto riguarda invece questa sorta di difficoltà nel convincere gli agricoltori ad assicurarsi, è una questione culturale o è anche una paura di investire eccessivamente del denaro, che dice metti che quell'anno non succeda niente, ho pagato un sacco e avrei potuto investirlo in altre cose? Allora, è una questione, credo, culturale, perché dalle verifiche che abbiamo fatto, il costo assicurativo ha un'incidenza minima per l'azienda agricola. E quindi probabilmente con le nuove tecniche colturali che ci sono, dove puoi ridurre l'utilizzo di concimi, cioè potresti risparmiare su alcuni fattori produttivi, inserire un 2 o 3% di costo per un'assicurazione ci può stare. Tra l'altro il ragionamento che facciamo noi è quello di dire: garantisciti almeno i costi di produzione, certo, e invece l'azienda preferisce avere delle coperture assicurative che garantiscano anche i danni minimi, e in questo caso allora il costo assicurativo è un po' superiore. Direttore, ci fermiamo qualche istante e dopodiché rientriamo in onda e continuiamo a parlare di queste novità. Direttore, stiamo parlando di mondo delle assicurazioni nel settore primario, ma questo significa che si possono assicurare anche altre strutture, anche altre eventualità oltre alle colture? Si possono assicurare gli allevamenti per alcune garanzie, che sono lo smaltimento corretto delle carcasse e alcune epizoozie, quindi la peste suina per i suini, l'influenza aviaria per gli avicoli, la tubercolosi, le leucosi per gli allevamenti bovini e così via, per arrivare fino anche alle api, che oltre a problemi di malattie soffrono anche dei problemi climatici, del riscaldamento. Cambiamenti li sentono quindi, anche loro. E quindi ci sono questi tipi di copertura e poi sono assicurabili le serre e le strutture. Per strutture intendiamo anche gli impianti che sostengono i vigneti e i frutteti, quindi i pali, i ferri, i tiranti. In caso di tromba d'aria, se sono assicurati, vengono risarciti i costi di ripristino o di ricostruzione a nuovo. Le serre, quindi tunnel, serre fisse in vetro, in film plastico, quelle sono assicurabili, e la nostra area del Veneto è la zona che, avendo prodotti di quarta gamma, che sono le insalatine prodotte sotto, certo, serra e così, l'Usia, quelle sono tutte strutture assicurate.
perché l'investimento è talmente grande che non puoi metterlo a repentaglio. Certo, quindi diciamo che la gamma di prodotti assicurabili è veramente vasta, e poi grazie a voi mi pare di capire che ci sia la possibilità di verificare qual è la più conveniente, che tipo di assicurazione fare e come riuscire a tenere di fatto in bilancio tutto quanto il redditometro, che non è esattamente così, però insomma tutta la parte di reddito di guadagno e di investimenti dell'imprenditore. Rientriamo in onda, eccellenti, abbiamo in nostra compagnia Tiziano Girotto, direttore di Condifesa Veneto Est, questo grande consorzio che riunisce le province di Rovigo, Padova e Venezia all'interno di un grande consorzio unico di difesa del settore primario da danni catastrofali, e non solo, ne abbiamo già parlato per un'oretta e adesso stiamo entrando proprio nella seconda ora, dove andremo ad approfondire molti altri temi, andremo anche a capire quanti danni sono stati risarciti negli anni passati. Però direttore, prima una domanda su di lei, così iniziamo anche a conoscerla un pochino di più. Lei quando è entrato nel mondo Condifesa? Io nel Condifesa sono entrato nel 2007 e comunque ho sempre lavorato nel mondo delle associazioni, e sempre nel settore agricolo. Sono entrato nel 2007 quando questo settore era ancora in fase, diciamo, di evoluzione, perché l'attività di Condifesa e l'evoluzione di Condifesa è legata alle riforme PAC. Quando noi abbiamo una riforma PAC che normalmente durano 5-7 anni, quando c'è la nuova riforma cambia anche il sistema di gestione del rischio, e quindi ci sono sempre stimoli nuovi, perché cambiano le regole, cambiano le opportunità, tanto che abbiamo fatto molta strada da quando siamo, ecco. Poi tra l'altro l'ultima opportunità che abbiamo avuto è quella dell'aggregazione fatta nello scorso mese di gennaio, che adesso insomma un ente aggregato che rappresenta 3 province, tra l'altro lavoriamo anche un po' nelle province limitrofe, e rappresentiamo 5.000 aziende associate. Sono quindi tantissime. Quando ti rapporti con una compagnia di assicurazione, che sono dei colossi, comunque hai un certo potere contrattuale. Anche perché in queste 3 province abbiamo moltissime colture, quindi noi la chiamiamo una buona Macedonia, nel senso che non è un prodotto molto a rischio che può essere limitata la soluzione da parte della compagnia, ma è un po' di tutto, e quindi le compagnie sono favorevoli anche a fare degli accordi, a fare dei contratti per assumersi il rischio di questi prodotti. E direi che questa è una grande notizia, decisamente. Allora, ci fermiamo ancora qualche istante, poi rientriamo ed effettivamente iniziamo a snocciolare qualche dato in più. Rimanete con noi. Stavamo parlando prima di dati, di cifre, e ovviamente nel momento in cui una persona sottoscrive un'assicurazione vuole anche essere garantita di poter avere un risarcimento nel momento in cui dovesse verificarsi un fatto che viene coperto dall'assicurazione. Negli scorsi anni come è andata la parte del risarcimento? Quanto abbiamo risarcimenti sono normalmente negli ultimi anni, le compagnie negli ultimi 9 anni hanno chiuso sempre in perdita, con una perdita media intorno al 10%, ma ci vuol dire che ci sono stati degli anni dove hanno perso anche il 30-40%. Certo. E l'anno scorso sono stati rimborsati a livello nazionale 750 milioni, a Rovigo 8 milioni, a Padova 13, a Venezia 5, quindi parliamo di milioni in ogni provincia, certo. Considerato che le aziende assicurate sono nelle nostre aree un 25%. Un dato importante, interessante di Rovigo è che abbiamo 100.000 ettari di superficie agricola e di questi il 45% è assicurato. È un buon dato. Decisamente. Tra l'altro, come dicevo prima, aziende molto competitive, strutturate, organizzate, dotate di tutti gli impianti, di tutte le tecniche, che fanno delle produzioni eccellenti, e quindi investendo sui fattori di produzione molto, aggiungono anche una protezione con le coperture assicurative.
Una cosa che avevamo detto all'inizio è l'importanza della rete, quindi stavamo ragionando sul fatto che ci sono associazioni di categoria da una parte, assicurazioni dall'altra, compagnie assicurative, voi nel mezzo e poi ovviamente i vostri soci, quindi queste 5.000 imprese che voi rappresentate. E, oltre a questo però l'importanza della rete significa anche che far parte di Condifesa, essere iscritto a Condifesa, garantisce all'agricoltore la possibilità e l'opportunità di partecipare ad una serie di eventi, di formazioni, di webinar, di entrare in contatto con delle notizie di prima mano, ma anche ad esempio con degli eventi come quelli che sono le prove in campo, quindi capire verso dove si sta dirigendo l'agricoltura e poi riuscire a fare di necessità virtù. Sì, sì, ci sono molte le opportunità che possiamo offrire alle aziende. E qualcosa già la settimana, un paio di settimane fa abbiamo fatto un evento a Sasserami qui vicino, sì. E c'è un'altra prova di biostimolanti in campo a Rosolina tra qualche giorno, quindi tutte opportunità, tra l'altro organizzate o in collaborazione con enti tipo Veneto Agricoltura, ma lavoriamo con le cantine, facciamo delle prove in campo di tutte le attrezzature e le macchine per le lavorazioni chioma, sotto chioma dei vigneti, dove c'è la possibilità di dare un contributo e una soluzione e dare la possibilità all'azienda di partecipare, insomma, a questi eventi, noi cerchiamo di promuoverli e di esserci per poter essere anche insieme con le aziende agricole per poterli un po' approfondire. Parlavamo poi anche dell'importanza dei fondi, no? Quindi di questa ulteriore garanzia che viene offerta alle imprese, però bisogna essere prima assicurati e iscritti, corretto? Bisogna essere iscritti e assicurati e poi c'è questa, diciamo, novità, anche se non lo è più, perché è dal 2019 che abbiamo istituito questi fondi, e però capisco che non sono ancora ben metabolizzati, cioè per noi è un dato di fatto, perché comunque sono abbinati a tutti gli assicurati e danno delle garanzie accessorie, quindi è come se io prendessi una macchina e avessi degli accessori che costano molto poco, se non li prendo comunque pagherei lo stesso. E quindi ho questi accessori che però magari non li so usare o non so neanche di averli. Faccio un esempio: seminativi. Io sono assicurato per 3 avversità grandi, in evento ed eccesso di pioggia, però se ho l'eccesso di pioggia o la grandinata che mi colpisce la spiga di mais, questa può avere delle muffe o dei problemi sanitari, e quindi con i fondi, mentre con la garanzia assicurativa vengo coperto per la mancata resa, quindi per la perdita quantitativa di prodotto, sì, il fondo può rimborsarmi la perdita qualitativa, quindi se ho un prodotto che non può andare a destinazione alimentare ma deve andare a uso animale, quindi viene deprezzato, con i fondi mutualistici vengo in qualche modo rimborsato. Garantisco anche questo. Vengo garantito e tra l'altro sono fondi che sono presenti solamente in Veneto, Friuli e in Trentino. Quindi le aziende hanno una buona opportunità. Per darvi un dato, nel 2023 in Veneto abbiamo rimborsato 2 milioni di euro per fondi fitopatie uva, quindi per danni da peronospora, oidio, flavescenza dorata, sì, e 1,2 milioni per danni da fusariosi, quasi tutti in provincia di Rovigo, 600 aziende indennizzate, perché ad aprile 2023 e a maggio abbiamo avuto intense piogge, 300 mm di pioggia, cioè sono 30 cm a metro quadro di piogge, sì, che quindi per causa della pioggia, dell'umidità eccessiva, impossibilità di entrare nei fondi a fare i trattamenti, le piante si sono ammalate. Si ammalano, ci sono attacchi fungini che causano perdite di produzione e soprattutto qualitative. E quindi i fondi intervengono in questo senso e dove vengono utilizzati vengono anche apprezzati. Però dobbiamo lavorare molto per farli conoscere ancora di più. Come tutte le novità devono essere un po' prima recepite, poi masticate, poi digerite e alla fine si assimilano e vanno effettivamente a buon fine. Allora, prima di lasciare la linea alla regia, do due anticipazioni per il prossimo slot. Parleremo di
cosa fare nel caso di danni. Quindi se anche in questi giorni gli agricoltori avessero avuto dei danni, cosa devono fare se sono assicurati? A chi devono rivolgersi? Cosa devono chiedere? Che tipo di indennizzi potrebbero avere diritto a ricevere? E poi invece di un'altra cosa, che però non vi anticipo adesso perché me la tengo come così piccolo asso nella manica durante l'intervista al direttore. Ed eccoci quindi rientrati in onda. Danni da maltempo per l'agricoltura ce ne saranno sicuramente stati in questi giorni, ma non dimentichiamo che molti sono già stati registrati nei mesi precedenti. Ma allora, nel caso in cui un agricoltore fosse stato assicurato e avesse avuto la lungimiranza di avvicinarsi ad una polizza assicurativa sottoscrivendola, cosa deve fare nel momento in cui si trova davanti ad un danno importante da denunciare? Allora, ci sono dei tempi per fare la denuncia di danno, cioè entro 3 giorni fai la denuncia di danno. A chi ti rivolgi? Normalmente l'agricoltore ha un'agenzia di riferimento, quindi denuncia, o un assicuratore in sostanza, fa la denuncia all'assicuratore. Diciamo che molti agricoltori in questa zona assicurano direttamente anche presso la nostra associazione, che è qui in via Corso del Popolo. E quindi, dove hai fatto la copertura assicurativa, invia anche la denuncia, che può essere telefonica o comunque per posta elettronica. A quel punto dipende dal tipo di evento e dal tipo di danno che c'è, se è necessario che i periti intervengano subito, oppure possono andare anche a fare alcune verifiche preventive a campione e andare a liquidare il danno in prossimità della raccolta per vedere la perdita effettiva al momento della raccolta. E l'agricoltore, quindi, quando arriva il perito, il perito fa la stima del danno e dimostra all'azienda il modo in cui, la prassi in cui svolge questo tipo di attività, e normalmente c'è un accordo, ci si firma un bollettino di constatazione di danno dove vengono indicati le percentuali di danno e le varie condizioni e la liquidazione della perdita. Nel caso in cui l'azienda non sia d'accordo con il perito dell'assicurazione, possiamo intervenire come associazione, nel senso che l'azienda non firma il bollettino, non deve assolutamente litigare con il perito, ma deve solamente dire: non sono d'accordo perché a mio parere la stima non è corretta, o comunque non ho ben capito come è stato valutato il danno. Intervengono dei nostri periti, che sono super partners, quindi escono, verificano il danno nella produzione e poi contattano il perito della compagnia che ha svolto la perizia per capire quali sono le differenze e per cercare di trovare un accordo. E normalmente, insomma, si conclude con un secondo incontro insieme l'imprenditore e in azienda, si riesce a trovare una soluzione. Per quanto riguarda invece, prima chi ci segue lo sa, io sono particolarmente appassionata di numeri e di dati, perché sono quelli che poi alla fine ci permettono di avere poi il polso della situazione e di avere concretezza nella realtà. Quali sono le colture che vengono maggiormente assicurate secondo la vostra esperienza, anche proprio suddividendola per le 3 province che seguite come Condifesa Veneto Est? Allora, a Rovigo il 90% delle produzioni sono seminativi, un terzo frumenti, un terzo mais e un terzo soia. Questi sono, poi abbiamo un po' di orticole, un po' di vivaio, e poi queste sono le produzioni principali. E ecco, in questa zona qui abbiamo la produzione di noci, e adesso stanno entrando anche le nocciole, perché è una zona vocata dove ci sono diversi impianti di noceto. Certo. Su Padova e Venezia invece? Padova e Venezia erano prevalentemente a seminativo fino a 10-15 anni fa, con l'introduzione e lo sviluppo del viticolo, soprattutto della varietà Glera, che poi si vinifica in Prosecco. Diciamo che si è invertita la percentuale, quindi abbiamo un 50% di viticolo assicurato e l'altro 50% rappresentato un po' da tutti gli altri prodotti. A Padova abbiamo anche il tabacco,
abbiamo i vivai anche lì, molte orticole e anche a Venezia, più o meno c'è un po' di tutto. Ok, e per quanto riguarda invece, sempre legato ai cambiamenti climatici, in questo momento abbiamo visto grandi quantità di pioggia, dopodiché il caldo che arriva improvviso e ovviamente questa afa che non solo ammazza noi, ma senza ombra di dubbio non coccola nemmeno le nostre piantine. A che cosa vengono esposte? Immagino muffe, insomma, ci sono delle malattie sotto il profilo fitosanitario che diventano estremamente pericolose in questo momento, in questo preciso Sì, frangente. dipende dalle colture, ma un po' tutte, perché allora intanto con queste piogge non si riesce a intervenire in campo e quindi Certo. a bloccare eventuali diffusioni Certo. di malattie. E poi, tra l'altro, con queste piogge, soprattutto adesso siamo in ritardo con i seminativi, perché con le piogge precedenti non hanno potuto seminare le aziende. Quindi adesso ci sono le piogge. Probabilmente i prodotti devono ancora emergere. Se emergeranno, cosa succede? Che magari tra una settimana abbiamo i 38 gradi Chiaro. per 2 o 3 settimane, perché arriverà, non lo dico io, ho sentito ieri che dicevano che arriverà Certo, l'anticiclone africano, quindi avremo 2 o 3 settimane di temperature elevatissime. Queste comporteranno che probabilmente ci sarà una crosta del terreno che non mi fa emergere la pianta, o comunque me la tiene un po'. Me la comprime un po', quindi le difficoltà ci sono. Non è detto che le assicurazioni coprano tutto, perché ci purtroppo un altro, mancherebbe. allora l'evoluzione potrebbe essere quella di tutelare il reddito dell'azienda più che la produzione, perché sei a rischio anche di mercati, fluttuazione dei prezzi, ci sono molte variabili che rendono instabile il mercato dei prodotti agricoli e quindi probabilmente arriveremo a tutelare il reddito dell'imprenditore basandosi su che cosa? Su una sua media storica. Se nel 2024 hai una perdita superiore ad una percentuale della tua media degli ultimi triennio, interviene un rimborso. E quella, diciamo che potrebbe essere la soluzione che supera il fatto della perizia e di tante altre considerazioni perché è legata a dei dati oggettivi legati all'azienda. È una soluzione al vaglio in questo momento, cioè ci si sta ragionando C'è su. già, allora, c'è già uno strumento, un fondo mutualistico di stabilizzazione del reddito che l'abbiamo introdotto su alcuni specifici prodotti, barbabietola da zucchero e una realtà di ortofrutta nella provincia di Verona. E però potrebbe diventare una soluzione, sì. Ci stiamo ragionando proprio anche nei prossimi giorni con un incontro a livello nazionale perché necessitiamo di soluzioni per le aziende agricole perché non è più sufficiente avere una copertura con 2 o 3 garanzie. Grazie direttore, veramente è stato molto interessante iniziare a scoprire sempre qualcosa di più e di più approfondito legato al mondo del settore primario. Noi ci dobbiamo fermare, diamo la linea alla regia. Io gliel'avevo detto all'inizio che un Era una paio di passeggiata, ore adesso. sarebbero volate, e infatti è stato così. Spero anche per i nostri radioascoltatori. Rimanete con noi però perché come sempre adesso arriva la domandina finale che voi sapete, ma forse il direttore Girotto no. Ed eccoci quindi arrivati davvero ai saluti finali di questa bellissima puntata di Eccellenti. Io ringrazio ancora il direttore Tiziano Girotto, direttore di Condifesa Veneto Est, per averci accompagnato e averci fatto scoprire qualcosa di più legato al mondo dell'agricoltura, che è un settore estremamente importante non solo per il nostro Veneto, per la nostra provincia, ma per tutti noi in generale, perché altrimenti frutta, verdura e carne non la vedremo decisamente, e non solo quelle, insomma, tutti i prodotti derivati che non possiamo dimenticarci. E, voi avete anche una pagina Facebook, avete Sì. anche la possibilità di iscriversi alla vostra newsletter, quindi insomma se degli agricoltori avessero piacere, Condifesa Veneto Est. perfetto, quindi i social ci sono e la info sicuramente, Sì. info@condifesaveneto-est.it, abbiamo anche quella, ma io come sempre prima di salutarla e di ricordarvi che se vi siete persi questa puntata o non avete potuto seguirla per intero, potrete riascoltarla in replica domenica dalle 8 alle 10 del mattino, così come rivederla anche con il supporto video su tutti quanti i nostri canali social, nonché sulla app di Delta Radio nella parte dei podcast. Io faccio la mia domanda finale al direttore Tiziano Girotto. Se lei non avesse fatto
tutto ciò che ha fatto nella sua vita legato al mondo di Condifesa, delle associazioni di categoria, nel mondo dell'agricoltura, così portato verso la salute del raccolto e delle imprese del settore primario. Che cosa avrebbe voluto fare da grande? Da grande? Beh, io sono appassionatissimo di bici, di mountain bike, avendo i colli Euganei qui vicini mi piace moltissimo. Quindi mi piacerebbe fare delle uscite, proprio degli itinerari di mesi, di percorsi in bicicletta. Meraviglia, allora dobbiamo farle conoscere un'altra nostra appassionata intervistata e amica che si è fatta un giro meraviglioso fino in America, tornata indietro, perché noi siamo anche la terra del cicloturismo, insomma dobbiamo ricordarlo. Quindi bella questa cosa. Direttore, io la ringrazio veramente tanto. Io ringrazio voi, grazie veramente. Spero che si sia divertito come prima puntata, piacevole. Ma non sarà l'ultima. Bene. Magari torniamo a raccontarvi come è andato il periodo estivo, come sono andati gli eventi e le aziende, insomma, come siamo riusciti a dare delle risposte agli agricoltori. Ma sicuramente sarà così, altrimenti non esiste l'essere a 50 anni, no? Quindi grazie davvero a lei, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, grazie alla nostra splendida, fantastica regia. Io adesso vi lascio come sempre in compagnia dei prossimi programmi dell'ottima musica di Delta Radio, dandovi appuntamento a giovedì prossimo con Eccellenti. Buona giornata a tutti.